Nella giornata di ieri, mercoledì 21 luglio, è andato in onda il secondo talk show del Castellabate Film Festival, dalle 19 alle 20.30. I grandi ospiti sono stati Marco Graziosi, Luca Di Paola e il sindaco di Gioi, Maria Teresa Scarpa. Il primo, importante cantautore, che ieri pomeriggio ha peraltro svelato la sua grande ispirazione e ammirazione nei confronti di Rino Gaetano, a cui ha dedicato persino un tributo, è stato il protagonista della realizzazione di un cortometraggio con Cappuccetto Rosso. La motivazione di questa scelta è stata argomentata da Graziosi dal fatto che, crescendo, si smarisce quella spontaneità e purezza dell'anima quando si è piccoli. Il suo si è rivelato un vero e proprio invito a ritornare bambini. Successivamente il sindaco di Gioi ha speso parole importanti sul paese, il suo rapporto con il cinema e i cortometraggi. Infine Luca Di Paola, giovanissimo autore di cortometraggi di soli 24 anni, che si è cimentato nella spiegazione proprio del suo ultimo cortometraggio, Deathmate. Il giovanissimo ragazzo, proveniente da Roma, ha esordito parlando anzitutto dei tempi di composizione del lavoro, ben 2 anni e mezzo. Un cortometraggio caratterizzato da diversi premi e riconoscimenti, che ha avuto successo anche all'estero e che pone al centro dell'attenzione la fantascienza. La giornata è volta al termine con il concerto bandistico Santa Cecilia, in cui la banda ha suonato diverse canzoni, tra le quali l'Inno d'Italia, La vita è bella, la sigla di Harry Potter, Indiana Jones e molte altre.